Buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Io sono Ali. E io sono Ori. E siete su Ali Auri Channel. Oggi vi abbiamo portato insieme a noi in questi tre giorni in montagna a sciare, perché Lali adoriamo veramente sciare. E siamo andati a Racines, è il nostro posto del Corazon, ci andiamo da tantissimi anni, poi per il Covid non ci siamo più andate. Poi è impossibile con Lali cambiare posto, quindi siamo tornate lì anche quest'anno. Anche perché le piste sono belle, non ci sono tante persone in giro e noi ci troviamo bene. Adattarsi per i pochi giorni che andiamo a sciare a delle piste nuove, delle località nuove è troppo Lali per noi. Non ce la può fare. È troppo per me, dai, diciamola così, ecco, quindi fateci sapere qui sotto nei commenti se a voi piace sciare, sapete sciare. Nulla, noi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri altri social, Instagram, TikTok, aliauri.channel, e anche di iscrivervi alla newsletter del nostro sito www.aliaurichannel.it, perché ben presto usciranno tanti nuovi prodottini che stiamo già programmando per il back to school. Ma vi lasciamo subito con il vlog. Oggi è venerdì mattina, abbiamo già tirato fuori tutte le cose per caricarla in macchina. Io però devo andare a scuola, ovviamente. Questo è il mio outfit di oggi. Buongiorno a tutti, oggi è venerdì e dovrò preparare le valigie per tutta la family. Infatti quando Lally avrà finito scuola e tornerà a casa, ci verranno a prelevare e partiremo per la montagna. In realtà questa è la teoria, poi in pratica partiremo alle 4 giustamente e ci metteremo circa 2 orette ad arrivare a destinazione. Appunto dovrò sistemare la valigia per tutti perché non avremo molto tempo per fare altro. Faremo un bagaglio a mano per me e Lally, un bagaglio a mano per i miei genitori. Io ho tirato fuori tutte le mie cose, che sono molto poche perché appunto non dobbiamo stare chissà quanto. Chi è che poi se dimenticherà qualcosa si prenderà le parole? Io! Questa è la valigia mia e della Lally. Ho provato a chiuderla e si chiude molto top. Siamo state negli spazi, ovviamente non c'è manco un beauty e non ci sono le ciabatte, ma andranno in un'altra borsa. Solamente che questa è tutta la nostra attrezzatura per andare a sciare. Cioè, che è che siamo in quattro, ma mica poca. Ehi là, noi siamo appena partiti in direzione Racines. Non so se vedete, ma siamo leggermente carichi, però ovviamente avendo gli sci che ingombrano tutto. Sono le 4:50, adesso ci aspettano 2 ore e mezza di viaggio. Nel frattempo io dovrò editare un po' di video, un po' di contenuti. Io dormire, no, dai, anche devo editare un po' di cosine. E poi stasera semplicemente arriveremo all'appartamento, ve lo faremo vedere, e poi penso che andremo a cena e ci prepareremo per la giornata sciistica di domani. Allora, questo è il nostro appartamentino. Diciamo che la strada è stata un po' strettina, ma ne ho valsa la pena perché la vista secondo me è meravigliosa. Mamma mia, che paura. Alice ha avuto un mezzo infarto. Pensavo durante di morire. Ma no, dai. Ne valsa la pena perché ci sono le mucche. Domani andremo a vedere la mungitura e l'appartamento è bello, caldo, la signora è super simpatica. Questo invece è il bagno e mi sento un po' a Milano con le travi, perché appunto le ho anche lì. Non idro troppo le cosine di legno. E l'armadio con dentro le nostre giacche da sci e le giacche normali. Non è vero? Comunque il wifi va benissimo perché sto caricando il video su WeTransfer e siamo già al 57%. Funziona più meglio di casa, esatto. Mi sa. Questo invece è il balcone con vista sulla valle. Vedete che, cioè, non so se si può percepire, ma lì c'è una casa, quindi è un po' a strapiombo, però niente di che, ma Lally si è un po' spaventata. Lì c'è addirittura il pollaio e lì accanto c'è una stalla. Infatti domani andremo a vedere la mungitura per il genio dell'Alice, che sapete che è il suo animale prefe. Chi è il genio della lampada che si è dimenticata lo zainetto con dentro il libro da leggere, un sacco di altra roba? Io! Lally si è messa tutta in mise di Oceans Apart e anch'io. Ovviamente io e Lally siamo tutte dedicate a Oceans Apart. Sì, veramente abbiamo portato le tute. Io in realtà ho fatto un mix, ho i leggings termici, la maglietta termica, anche se in realtà si sta abbastanza bene in questa casetta. È proprio un comfort diverso, maggiore. Quindi, e con la felpa uguale, allora, vero? Ovviamente adesso stiamo iniziando a preparare da mangiare. Questo è il frigo con le cose che abbiamo portato da casa e ragazzi, cioè, è più pieno del frigo che c'è a casa mia a Milano. La mamma ci ha fatto la piadina qua in montagna e adesso mangiamo tutti insieme. Ehi, questo è il mio fantastico pigiamino di Winnie the Pooh. Ho fatto stare tutta la mia skincare, il spazzolino, i trucchi qua dentro, cioè non so come abbia fatto. Adesso facciamo un po' di skincare, tra l'altro non è neanche così presto, sono circa 11:30 e domani abbiamo la sveglia alle 7:30 per andare, insomma, a sciare. Tra l'altro sono proprio in giro della lampada perché ho lasciato lo zaino con tutta la mia roba a casa a Verona. Quindi il libro da leggere, il caricatore del telefono e anche la borraccia. Tutto.
Buongiorno a tutti, noi ci siamo svegliati alle 7:30, adesso stiamo preparando la colazione. La signora ci ha fatto trovare il latte, le uova, la marmellata e il miele in un cestino fuori dalla porta, è stata veramente super carina, quindi adesso stiamo facendo latte e caffè, però le uova le mangeremo stasera perché noi siamo per una colazione dolce la mattina. E Auri vai a far vedere la vista, che con la luce è qualcosa di spettacolare. Colazione pronta, siamo ritornati un po' nel passato facendo il caffè con la moca, il latte, che se bevo tutto questo bicchiere starò tutta la giornata in bagno. Bene, adesso mangiamo. Noi siamo pronte per recarci sulle piste da sci. Ci siamo vestite a strati, ho messo la termica, il pile, i collant, la termica e i pantaloni da sci. Non è un po' esagerato, Ally? Sì, però c'è solo tipo un grado, quindi oggi fa una massima di 5 gradi, quindi vedremo. Cioè, più freddo di quando sono andata a sciare. Se proprio andrò a togliermi un po' di strati, ecco. Io ho messo la maglia termica, il pile di lana, i collant termici e basta. Mi sono Secondo me patirai freddo, Auri. Ma non è vero, al massimo farò qualche pisticella un po' più veloce. Sì. Ci siamo fatte le trecce, anzi la mamma ci ha fatto le trecce, abbiamo preparato gli zaini con dentro guanti, maschera, tra l'altro oggi proveremo una maschera nuova molto fica. Io direi andare, altrimenti perdiamo tutto il vantaggio che abbiamo preso stamattina. Alzandoci prestissimo. Fit check, Ally. Arlecchino, insomma. Mamma, dai, non è vero, è strabella quella giacca. Ally, finalmente la mucca! Per chi non la conoscesse, la mucca è l'animale preferito dell'Ally. Ally, occhio alla mucchetta. Ieri sera questa sera l'ha fatta praticamente con gli occhi chiusi. Meno che adesso la stia facendo con gli occhi aperti. Dai! Allora, questa è la situazione. Questa maschera è appunto una novità ed è più grande della mia faccia, ma ha un sacco di funzioni. Ad esempio questi qua sono degli auricolari, però tipo tramite l'osso, insomma. Adesso dobbiamo ben capire. Andiamo. Andiamo. Siamo arrivati. Abbiamo preso lo ski pass e adesso facciamo questa mega funivia per salire su. In realtà è un'ovovia, però vabbè. Siamo sulla ovovia, adesso andiamo su, dove poi ci sono gli accordi per tutte le altre piste. E c'è neve, però se ti giri poi nell'altra valle non c'è un cavolo di neve. È marzo d'altronde. Non so se avete visto le nostre maschere adesso. Ah, devo collegarla. Io ho già collegata al Bluetooth, così mi sento un po' di musichella mentre scendiamo. Sì, attenta bro. Ma sì, è via ossea, quindi le mie orecchie sono comunque aperte, sento tutto. Va bene, dai, allora va bene. Alice secondo me non tornerà viva dalla Cines. Siamo arrivati su. Adesso qui ci sono solo piste rosse, quindi faremo una pista rossa. Effettivamente questa rossa ha un bel muretto che l'Ali sta affrontando molto 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 bene. E adesso siamo in baita a sfogarci di cibo, perché il momento più bello non è sciare in montagna, è mangiare in baita dopo aver sciato. Non ci credo, devo soffermi il naso sulla ciglia, ma sta facendo? Abbiamo finito il nostro pomeriggio, anzi giornata di sci. Bello, cioè le piste sono belle, per fortuna il sole c'è stato, a tratti non c'è stato perché c'era la nuvoletta, però dai, ce l'abbiamo fatta. Sei cotta, Ally? Sì, sono stanchetta, dai, però è stato bello, molto bello. Io ora stiamo a fare merenda in questo posto che adoro. In realtà è il despar, però c'è la becca dentro. Molto 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 carina. Cioè, guardate che carina la cioccolata, tanta piccola. Al
Allora, abbiamo fatto la doccia ed è stata un'esperienza traumatica. Perché dopo aver fatto l'esperienza con i vitellini, insomma, nella bellissima, per carità, bellissima, 10 su 10. Siamo tornati, poi volevamo farci una bella doccia calda. E invece no. No, perché non si è capito calda. Se non ci fosse un blocco oppure se non avessero acceso il riscaldamento. Fatto sta che la doccia era tipo congelata. E ci sono presa la polmonite, probabilmente sì. E adesso aspettiamo che si accenda il riscaldamento, altrimenti stasera dormiamo praticamente congelati, ibernati. Fantastico. Adesso però mangiamo, che abbiamo fame e il cibo non si... Con la nostra tavola, guardate che bella, con il pane che abbiamo preso oggi al supermercato. Guardate che speck c'è, emana un profumo veramente buonissimo. Adesso ce lo papperemo tutto. Ehi là, buongiorno a tutti, oggi è domenica mattina. Ieri sera siamo praticamente collassati a letto alle 11. E adesso facciamo colazione, sono circa le 8.40 e alle 9.30 dobbiamo lasciare la stanza e andremo penso verso Trento, dove ci fermeremo a visitare un castello. Stamattina ovviamente non possiamo non fare colazione con lo yogurt della Sterzing Vipiteno, che è tipo centimetro zero. Siamo partite con la macchina in direzione Trento, dove ci fermeremo a vedere un castello che è in centro. E ora siamo arrivate a Trento e visiteremo il castello del Buon Consiglio. Questa è la piantina del castello, adesso dovremo vederlo tutto e poi alle 1:15 avremo la torre. Cioè, noi siamo venuti un po' di volte a Trento, mai visto questo castello. Questo castello è veramente bellissimo. Ci sono un sacco di bellissime esposizioni. Allora, queste sono due stufe, ecco, quelle che ci mancavano ieri sera quando avevamo preso un appartamento. Mamma, questa qua la portavamo ieri sera nel nostro appartamento, magari l'acqua veniva calda, che ne dici? Ma qua scricchiola un sacco il pavimento. Questa è la sala degli specchi, alle la mattina per specchiarsi, cioè sono loro. Ci deliziamo con questo tagliere di salumi, un po' di olive, un po' di pane e patatine e siamo qui a Trento, in centro, proprio come dice il nome, bar in centro. Per finire in bellezza abbiamo preso il gelato alla romana, che è la nostra gelateria del corazon, anche se adesso i coni non li fanno più artigianali, quindi se il cono non è artigianale, Ali non prende il cono, prende la coppetta. L'Ali lo prende lo stesso se ne frega. No, è veramente scandaloso che per 3 euro ti diano un cono del supermercato, ma dai, su. Ehi là, noi siamo tornate a casa. Siamo abbastanza cotte perché è stato un weekend molto intenso. Vi insegno praticamente del cibo e un pochino di sport. No, comunque sciare è super stancante. La parte più brutta delle vacanze arriva adesso, perché dobbiamo disfare tutte le valigie, sistemare tutti gli sci, gli scarponi che dobbiamo far lasciare all'aria aperta ad asciugare. Bisogna rimetterli dentro e sarà un'impresa, perché gli sci non sono una cosa proprio, diciamo, un po' ingombrante. La cosa più brutta è che sono le 19:46. Io devo editare questo video che uscirà domani e poi domani c'è scuola, quindi sveglia alle 6:50. Quindi è proprio stata una vacanza molto rilassante. Abbiamo ordinato la pizza per stasera in modo tale da non doverci fare il cibo. E direi di lasciarvi subito con la fine del vlog. Ciao! Il video termina qui. Speriamo tanto che vi sia piaciuto. Speriamo sia andato tutto per il meglio. Nulla, noi vi diamo appuntamento giovedì con il prossimo video. E adesso ti ho 11% uscita il video precedente. Allora, iniziamo da Zoha. Un bacione. Alessandra, un bacione anche a te. Alessia, un bacione. Francesca, un bacione anche a te. Sabrina, un bacione. Asia, un bacione anche a te. Luna, un bacione. Teresa, un bacione anche a te. Antonio, un bacione. E per ultima Dorotea, un bacione anche a te. Ci vediamo giovedì con il prossimo video. Ciao!